Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio e sono il vostro traghettatore scientifico per quanto riguarda Eureka. Prima di tutto, come sempre, iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Attivate la campanellina per non poter perdere nessuna delle nostre notifiche. Ma oggi, bando alle ciance, torniamo alla nostra scienza perché in 5 minuti vi parlerò del mito di Eldorado. Quindi, sigla! 42. Allora, l'Eldorado è un luogo leggendario che tutti conoscono perché, insomma, chi è che non conosce il mito della città d'oro? Innanzitutto, Eldorado è l'abbreviazione spagnola del El Indio Dorado. E in questo luogo i bisogni materiali sono appagati e gli esseri umani vivono in pace tra di loro, godendo la loro vita. Questo secondo la leggenda. Chiaramente sappiamo benissimo che il mito dell'Eldorado ancora è un mito e una leggenda, perché non abbiamo delle prove certe, archeologiche, di questa città. Ovviamente non è stato trovato nulla. Nel 1534 giunse nel porto di Siviglia, in Spagna, una nave carica d'oro che suscitò stupore in tutta Europa. Si trattava del trasferimento di un ingente bottino di guerra che il conquistatore, ovviamente conosciamo Francisco Pizarro, aveva in parte saccheggiato e in parte storto dalla popolazione del Perù come prezzo del riscatto per il loro sovrano, l'Inca Atahualpa, che in seguito verrà ucciso ugualmente dagli spagnoli. Il carico consisteva in pesanti lingotti d'oro e d'argento che provenivano tutte dalle fonderie del Nuovo Mondo, poiché tutti i gioielli e oggetti appartenuti al tesoro reale degli Incas erano stati fusi per facilitarne il trasporto, distruggendo in questo modo un patrimonio culturale e artistico di inestimabile valore. La vista di questa ricchezza è inestimabile, chiaramente. Voi immaginate una nave carica di oro fuso, praticamente, oro allo stato grezzo, che proveniva dalle terre appena conquistate, alimentò la leggenda che al di là dell'Occidente, e quindi che al di là dell'oceano, si potesse trovare un paese d'oro, il paese dell'Eldorado, una regione dove l'oro scorreva a fiumi, ancora tutta da esplorare. La leggenda sull'abbondanza di tutto questo oro aveva comunque un fondo di verità, effettivamente. Se dobbiamo credere ai racconti di alcuni cronisti antichi che erano stati informati dagli indigeni circa un curioso cerimoniale presso la popolazione Muisca in Colombia. Una volta all'anno questo sovrano di Guatavita si faceva cospargere il corpo di polvere d'oro per poter trasformarsi nel Dorado, l'uomo tutto d'oro, il quale si recava insieme alla sua corte sul lago vicino a Santa Fe de Bogotà, che sarebbe l'attuale capitale della Colombia. E qui, navigando su una zattera colma di doni preziosi, offriva il suo tesoro agli dèi. Per secoli gli esploratori hanno inseguito il mito di Eldorado, setacciando a costo della loro vita tutte le parti che circondavano questo lago, tutti gli affluenti, tutti i fiumi che arrivavano anche a questo lago. Effettivamente non è mai stata trovata una città d'oro, ma durante tutto il tragitto sono stati trovati moltissimi monili, moltissimi oggetti d'oro, ma che ovviamente hanno riempito i musei di oggetti importantissimi con un valore storico molto importante. Soltanto alla fine del secolo scorso ci si rese conto della preziosità dell'orificeria precolombiana, e nel 1892, a 400 anni dalla scoperta delle Americhe, vennero esposti per la prima volta in Europa i tesori che si erano salvati dalle fonderie. Ma parliamo un pochino più del lago, perché ovviamente abbiamo un nome di un lago. Possibile che non ci fossero assolutamente nessuna prova che in quel lago ci potesse essere qualche rito che riconducesse a Eldorado? La laguna di Guatavita, un lago che si trova a nord di Bogotà, è uno dei luoghi sacri del popolo precolombiano Muisca. E un rituale tenuto presso questo lago è riconosciuto essere alla base della famosa leggenda appunto di Eldorado. Prima dell'arrivo del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, che scoprì il sito, le popolazioni che vivevano in quella zona vi praticavano dei riti religiosi molto particolari. Il rituale in questione comportava la scelta dello Zipa, la massima autorità della parte sud della Confederazione Muisca, basata a Bagatà, che sarebbe l'odierna Bogotà. E casualmente uno dei doveri dello Zipa era quello di donare oro agli dèi dei Muisca. La cerimonia prevedeva che lo Zipa, la massima autorità, si cospargesse la pelle di resina e polvere d'oro, e dopo essersi inoltrato all'interno, quindi al centro del lago, vi si sarebbe tuffato, effettuando delle abluzioni togliendosi la polvere d'oro di dosso. In seguito, i fedeli gettavano nel lago altre offerte rituali, come ciondoli e monili preziosi. Nel 1965 il governo colombiano dichiarò il lago Guatavita un'area protetta, e lo è tuttora.
Il lago ovviamente attrae per moltissimi motivi, molti amanti della natura, molti amanti della storia e anche un pochino amanti del mistero. Non c'è nessuno che non voglia cercare anche soltanto un piccolissimo indizio che riporti ovviamente a El Dorado. Tutti sono curiosissimi della storia che c'è dietro questo famosissimo lago, però effettivamente la città del Dorado non è mai stata trovata. Per centinaia di anni effettivamente i cacciatori di tesori storici hanno cercato in lungo e in largo, non soltanto vicino al lago, ma anche nelle vicinanze e o anche nella regione appunto della Colombia, delle tracce che potessero ricondurre a questa fantomatica città d'oro. Nonostante le numerose spedizioni, la città d'oro è ovviamente soltanto una leggenda e un mito. Ma andiamo a recuperare praticamente le ultime missioni. Ci sono state alcune missioni nel 2000 e nel 2001. Nel 2000 il monastero di Santo Domingo era alla ricerca di alcuni tunnel e sotto il monastero fu trovato un lunghissimo tunnel Inca. Si pensava che fosse una sorta di porta verso il Dorado, ma ovviamente l'oro non fu trovato. Invece nel 2001 un archeologo italiano, Mario Polia, ha scoperto un documento nel 1600 che conteneva la descrizione di una città che potrebbe essere potenzialmente El Dorado. All'interno dell'area situata nelle piramidi di Pantacolia in Perù furono trovate tantissime prove di strutture artificiali, furono anche recuperate, ma El Dorado ovviamente è rimasto un mito. Quindi la nostra storia di El Dorado finisce qua, purtroppo, perché effettivamente non abbiamo più tante prove di questo mito. Sono stati scritti libri, sono stati visionati film, e insomma il mito ovviamente continuerà. Ricordiamo che con Eureka e in 5 minuti affronteremo non soltanto scienza, ma anche miti archeologici, mistero, ignoto e tanto tanto altro ancora. Quindi continuate a iscrivervi al nostro canale e al prossimo video.